Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Prima di iniziare la lettura del notiziario, diamo subito la parola a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV della redazione di Venezia. Nuovi particolari dall'inchiesta della Procura Generale di Bologna sui mandanti dell'attentato del 2 agosto 1980. L'inchiesta si è concentrata, lo ricordiamo, soprattutto sulle menti dietro la bomba, individuando in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti già deceduti, come mandanti, finanziatori o organizzatori dell'attentato. $1 milione in contanti sarebbero la quota consegnata pochi giorni prima della strage del 2 agosto 1980 ad alcuni dei NAR già condannati in via definitiva per l'attentato alla stazione di Bologna, soldi che arrivavano dai conti svizzeri di Licio Gelli e che facevano parte di una fetta più ampia di $5 milioni, o forse anche maggiore, che a più riprese sarebbero transitati da febbraio 79 e fino al periodo successivo alla strage anche agli organizzatori e ai depistatori. È un particolare che emerge dall'inchiesta della Procura Generale di Bologna sui mandanti dell'attentato e che poco tempo fa ha visto la richiesta a rinvio a giudizio per Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980. Massimo Bonella, Bologna, per Radio Saiuz. Bene, e adesso riprendiamo la linea noi per quanto riguarda la continuazione della lettura delle notizie. Puglia, Crimi chiude all'alleanza Movimento 5 Stelle PD, dice contrasto a Emiliano non archiviabile, ma il sottosegretario 5 Stelle Turco dice continuità governativa farebbe bene. Il capo politico del Movimento ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1 ha smentito che sia possibile trovare un accordo per sostenere il candidato dei Dem, non avrà impatto sul governo, poi ha chiuso. Autostrade, l'Authority dice bene girare pagina rispetto al precedente squilibrio a favore del concessionario. Fico dice ora urgente un riequilibrio nell'interesse pubblico. Il numero uno Andrea Camanzi ha presentato la relazione annuale al Parlamento e ha parlato del nodo irrisolto della simmetria che caratterizza i rapporti tra concedente e concessionario. Il Presidente della Camera ha detto squilibri rilevati anche in una indagine della Corte dei Conti. Ora attuare i principi della concorrenza, della tutela dei consumatori e dell'efficienza gestionale. Beppe Montella, il carabiniere che viveva al di sopra della legge tra auto di lusso e le botte al negro, raccontati appunto alla moglie e al figlio. L'appuntato viene descritto come un criminale pericolosissimo che è stato in grado per anni di mascherarsi da servitore dello Stato per perseguire esclusivamente i suoi scopi illeciti. Auto di grossa cilindrata, comprate ogni anno, i festini durante il lockdown, i traffici di droga, il racconto al figlio undicenne e della caccia al negro. Insomma, chi ha la figura al centro dell'inchiesta di Piacenza. E i dubbi sono dubbi appunto del GIP, che dice viene da chiedersi come mai nessun membro dell'arma abbia sollevato dubbi sulle sue capacità economiche. Alex Zanardi, trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, condizioni instabili, hanno detto il campione 53enne, aveva lasciato l'ospedale di Siena 3 giorni fa per iniziare il percorso di riabilitazione in una clinica specializzata di Lecco, ma le sue condizioni di salute hanno obbligato i medici a trasferirlo nuovamente in una struttura ospedaliera dove sarà di nuovo monitorato. L'ex presidente della Calabria Oliverio e l'ex deputato del PD Adamo rinviati a giudizio. A processo anche consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Il processo è nato da un'inchiesta della Guardia di Finanza che aveva coinvolto diversi politici e funzionari della regione, accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture e corruzione propria aggravata. Prosciolto il sindaco di Cosenza Occhiuto. Notizie da Treviso e dal Veneto. Nuovo servizio treno e bus da Conegliano a Cortina. Nei weekend il servizio raddoppia e previsione di un maggiore afflusso di turisti. A Treviso il funerale in forma privatissima di Dino De Poli. Su volontà della famiglia nessuna cerimonia pubblica. Prima la benedizione di fronte ai familiari e poi la cremazione.
Villa Van de Borre a rischio demolizioni, così si cancella il passato, hanno detto. Al posto dell'edificio storico una nuova area residenziale chiamata Corte Verde. A San Lazzaro a rischio anche la palazzina di fine Ottocento progettata da Vincenzo Gregori. Maxi rissa tra ragazzi per un giro in scooter negato, 8 denunciati, i giovani italiani e stranieri, tutti tra i 15 e i 18 anni, molti dei quali ubriachi, si sono affrontati a calci e pugni in piazza Petrarca. Per fermare la zuffa e bloccarli sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri. Per alcuni dei protagonisti scatterà il foglio di via. Vetrina in frantumi e danni, parrucchiera nel mirino dei vandali. Forse a qualcuno dà fastidio che lavoro. Giovanna Florian, titolare del negozio parrucchiere Gio di Vedelago, non riesce quindi a darsi pace per quanto sta avvenendo nelle ultime settimane. Gli episodi sono stati denunciati dai carabinieri. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 5 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 2 pazienti risultano ricoverati in terapia intensiva, 9 negli altri reparti coronavirus. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119, una più di ieri. 2 pazienti si trovano in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi. Rete da pesca abusiva al Lido di Staranzano. Su segnalazione di un bagnante, la Guardia Costiera di Monfalcone ha rimosso 40 metri di cogollo. Nei giorni scorsi, dopo la segnalazione di un bagnante, i militari della Guardia Costiera di Monfalcone sono intervenuti al Lido di Staranzano per la presenza di una rete da pesca. Si trattava di circa 40 metri appunto di cogollo, posizionato nell'acqua in verticale e fissato con dei pali in legno all'altezza del primo carigone in piena zona riservata alla balneazione. Ristrettura a casa, spuntano munizioni e ordigni, intervento degli artificieri a Cassacco, bonifiche anche a Lucinico e San Martino del Carso. I residuati bellici dei 2 conflitti mondiali continuano a emergere incessanti in regione, impegnando attivamente il personale del 3° Reggimento Guastatori di Udine appunto nella bonifica. Fine settimana di traffico intenso lungo la A4, cantieri autostradali sospesi nei prossimi weekend per evitare congestioni. Sabato 25 attesi 130.000 veicoli, cantieri autostradali sospesi nei prossimi weekend per evitare congestioni in caso di forti flussi di traffico. In tutto il tratto di A4, compreso fra Alvisopoli in Veneto e Gonarsi in Friuli Venezia Giulia, la terza corsia è ultimata e quindi chi si sposterà per il fine settimana o per una vacanza più lunga non troverà né scambi né carreggiata né deviazioni. Autovie Venete prevede infatti un'intensificazione dei flussi di traffico già a cominciare da questo pomeriggio. Addio a Giulio Magrini, figlio della Resistenza e della Carnia. Si è spento a 79 anni l'ex consigliere regionale di Ovaro, rimasto sempre fedele alla sua terra. La Carnia piange Giulio Magrini, che si è spento nella notte a 79 anni. Era nato e vissuto sempre a Ovaro. Era stato consigliere regionale, eletto nelle fila del Partito Comunista Italiano dal 1978 al 1988, seguendo da vicino gli anni della ricostruzione dopo il terremoto. Era stato anche consigliere comunale a Tolmezzo e membro della direzione provinciale dell'ANPI. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.